Ciao ragazzi, ho ricevuto l'invito per fare da beta tester di questo gioco, che è un gioco in cui bisogna scappare dal vicino, ci ricorda qualcosa. Insomma, cosa significa essere beta tester? Che posso scaricare le skin e altri contenuti a pagamento gratuitamente. In questo modo posso farveli vedere e quindi farvi capire se è qualcosa che vale la pena. Allora, vediamo un po' come inizia questo gioco. Bene, qua siamo arrivati probabilmente in questa nuova casa. C'è anche un tutorial, però qua ci fa prima vedere un filmato. Allora, c'è un drone che sorvola le case e che cosa succederà? Eccomi qua, questo sono io. Ah, sono io che sto facendo volare il drone. Ok, mi sto divertendo. Ah, che bello, che divertimento. Questo drone, ops, è precipitato. Dove è precipitato? Nella casa del vicino. Ok, allora scorri per guardarti intorno. Ok. Ok, va bene, con questo cammino. Sto giocando dal cellulare, se ve lo state chiedendo. Allora, qua do una botta alle casse. Io ora ho disattivato l'audio perché altrimenti la musica sarebbe stata troppo forte e avrebbe coperto la mia voce, però in realtà ci sarebbe una musica in sottofondo. Oh, ma che carina, cos'è? Una capanna dei giochi? Qua c'è anche un baule, però io credo che ora debba seguire il tutorial, quindi devo andare dove mi dice la freccia, non posso fare altro. Ci sono delle impronte che oltretutto mi guidano fino a questo cerchio. Ok, però no, devo entrare nel cancello, però qua c'è scritto get out, state fuori. No, bambini non ammessi. Ok, clicca per aprire, ma dice no, è chiuso. Prendi la cassetta per oltrepassare la siepe. La cassetta dove la troviamo? Di qua, eccola qui. Ah, perfetto. Allora, la clicchiamo con questo tasto e ritorniamo al punto di prima. Ok, vabbè, io sto imparando sul momento, non ci ho ancora mai giocato. Questa è la mia prima prova, perciò vediamo come va. Ok, ce l'ho fatta. Ok, sono entrata nel giardino del vicino. Andiamo avanti. Eccolo, ho recuperato il mio drone. Ah, che bello, è stato facile. Ma aspettate, che sta facendo questo? Si sta bevendo una bella tazza di qualcosa, di caffè, se l'ha buttata addosso e lui ride. Ah, che scemo, che scemo. Niente, si è triggerato. Ah, come osi deridermi, adesso vengo lì. Che fai, che chiamo la polizia? Prendi una mela. Dov'è la mela? La mela, dov'è la mela? No, no, sta qua su la mela. È qui la mela? No, qui c'è una porta chiusa. Qui dentro è la mela? No, mi sa che qua... Qua finisce male, Qua finisce male. Dove trovo la mela? Ragazzi, datemi una mela! Datemi una mela, subito! Ah, eccola! Meno male che è anche illuminato. Cioè, pensate se non fosse stato illuminato. Già non ci riesco così. La prendiamo, ok. Aspetta per... No, aspetta per lanciare. Io l'ho subito lanciata. E adesso sono senza mela. Ok, ce ne sono altre. Prendiamo la mela. Aspetta per lanciare. Va bene, aspetto. Ma che devo fare? Dove devo andare? Seguiamo le impronte. Abbiamo capito che ci sono delle impronte. Rompi la finestra. Ma poveraccio, cioè questo già si è arrabbiato che l'ho preso in giro e adesso gli devo anche rompere la finestra. Beh, allora dopo, se questo mi vuole fare qualcosa, ha anche ragione, eh. Vabbè, gli rompiamo questa. E... se tengo premuto tira più forte. Però ragazzi, io ho disattivato l'audio per non fare appunto sentire tutto il rumore del gioco. Però poi non lo sento nemmeno io. Magari ci sono dei passi, qualcosa che dovrei sentire. Intanto ho preso una chiave e vediamo cosa succede. Eccolo qua. No, ti ucciderò, piccolo maccioso. No, non mi fare niente. Apri il cancello con la chiave per scappare. Quale cancello? Quale chiave? Apriamo qui. Ah, no. Oh, vattene. No, ho perso. Ok, mi sono sorbita la pubblicità, perciò adesso posso scappare. Posso aprire il cancello. Apriti, apriti. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, posso tornare nel mio rifugio. Ah, e con questo apro pure questa cassa. C'è un forziere. Che devo fare? La mela. Ah, posso mettere il contenuto del mio zaino da qualche parte. Insomma, posso trasferirmi la roba. Ah, è nuova questa cosa. C'è un negozio di Mr. Cow in città. Fermiamoci a salutare. Ah, c'è pure un negozio. Ok. Quindi ora ho messo le cose nello zaino. Ma l'ho messo nello zaino o l'ho messo nel baule? Boh. Ma vabbè, perché continua ad indicarmi? Ah no, non mi sta indicando il baule, ora mi sta indicando il negozio probabilmente. Vabbè, andiamo al negozio e vediamo cosa c'è qui. Oh, ma qua c'è tutta una città! Ma è più ricco allora di Hello Neighbor. Qui addirittura ci sono delle persone, c'è un negozio. Dai, questa è una cosa carina. Ecco Cow. Clicca per aprire, vediamo. Allora, intanto posso prendermi gratuitamente delle monete se guardo un video. Oppure queste skin. Allora, vediamo se è vero che io posso prendermi le cose gratis. Proviamo a prenderci la mela gun. Vediamo se è vero che me la danno gratis o se mi fanno spendere i soldi. Ok, infatti c'è scritto solo a scopo di test.
E vediamo un po' se ce l'ha data. Sì, ce l'ha data! Wow, che bello! Posso prendere questa roba gratis. Ma adesso come faccio a usarla? La voglio equipaggiare. Prendiamo questa cosa. Ma scusate, a questo punto compro pure qualcos'altro, eh. Faccio un po' di shopping e poi ritorniamo a giocare. Mi prendo pure un po' di monete. Cioè, io mi posso prendere anche le monete senza pagare. Beh, e allora io prenderei anche... Vediamo, cosa fanno questi? Skin boxes. Qui ci sono anche delle box con delle skin. Intanto mi sono presa dei soldi. Guardate la roba! Wow, ma posso provare tutte queste cose? E posso anche togliere gli annunci? Proviamo un po' a toglierli, così magari non escono più. Ok, ho tolto anche gli annunci. Adesso quasi quasi vesto il vicino con questa skin stupida da coniglio, che mi fa molto ridere così. Mentre mi ucciderà almeno mi farà una risata. Ok, e adesso che ho tutti quei soldi posso comprarmi le cose. Quindi posso prendermi la pistola all'uovo, l'uovo temporizzato, questa paintball che non so cosa faccia. Compro tutto. No vabbè, mi sento troppo ciccio gamer. Sono il ciccio gamer di questo gioco. Bene, fantastico. Ok, adesso torniamo alla nostra partita. Vediamo se posso sparare pure a lui. No, io l'ho lanciata, mi sta mandando a quel paese. Come si fa così? Si carica, ok. Adesso lo miriamo e... Fuoco! No, l'ho mancato. Fuoco. No, le mele sono necessarie per sparare. Ah, ok. Devo comprare le mele. Tu le vendi le mele? Signor uomo, voglio comprare le mele. Vediamo se ci sono mele. Eccole qua, c'è una sezione apposta. Prendiamo un po' di mele. Mele. Guardatemi, si scarlano i soldi, ma tanto poi me li posso riprendere. Esploriamo ancora. Qua c'è la puzza di fogna. Che schifo. Vabbè, torniamo dal nostro vicino. Cosa dobbiamo fare? No, cosa vuoi? Ok, che è sto posto? Torna a casa. Questa è casa mia. Va bene, entriamo a casa. E abbiamo finito questa prima giornata, a quanto pare. Non dimenticare di dare un'occhiata al menu investigativo e aiutare i tuoi vicini. Ah, wow, ci sono anche delle missioni! Peter sospetta che un vicino abbia rubato un raro alberello di una pianta esotica da lui e lo prese per se stesso. Devi aiutare l'agricoltore bonario e riportarlo la piantina. Allora, diciamo che la traduzione in italiano non è proprio eccellente, non gli darei un 10. Comunque, scopri dove il vicino ha nascosto la piantina. Va bene, devo riprendere la piantina di questo, che è la chiave di rame, l'ho trovata. E vabbè, andiamo avanti. Io farei un po' a caso, tanto questa è una prima prova. Poi vediamo se il gioco è carino, magari faremo altre puntate, che ne so. Comunque per il momento non mi sembra male, sapete? Anzi, mi sembra proprio fatto bene. Che bella questa casetta. No, ma questa è casa mia. Che bella, ma ci sono anche i giochi dentro. Ma non lo so, cos'è, se è la mia casa, se è il mio rifugio. Ma sicuramente è una roba mia, perché guardate, sta vicino casa mia. Andiamo a vedere su. Andiamo, ok. No, vabbè, ma dai, ma posso mettermi i giochi nella console, forse? Qui c'è un cabinato. Ci giochiamo? Vediamo che gioco è. Barra di vita della nave viene visualizzata in alto a sinistra. Fare clic con il tasto destro per sparare ai nemici. Controlla la nave con il joystick sinistro. Buono. Vabbè, buono nel senso che... Ok, così controllo, così sparo. Cioè, cosa c'entra adesso sto gioco all'interno di questo qui del vicino? Vabbè, comunque è una cosa in più. Game over. Ho già perso. Niente, vabbè. Ragazzi, no, non sono portata per le astronavi a quanto pare, ma... Non mi interessa, io voglio tornare dal nostro vicino, voglio capire se posso fargli una marmellata di mele in faccia. Andiamo un po' a vedere se possiamo impastrucchiarlo con la pistola di mele. Allora, qui c'è la porta chiusa, ma io ce l'ho ancora la chiave? Dove stava la mia chiave di rame? Eccola qua, equipaggiare. Perfetto, e ora credo che potrò aprire il cancello. Infatti, però lui mi ha già visto e non è per niente felice. Cosa devo fare? Devo aspettare che si allontano. Okay. E se gli metto questa trappola davanti alla porta? Proviamo. Come si mette così? Ok. Poi io entrerei magari nella porta. Speriamo di no. No! Mi sono autocongelata con la trappola, quindi funziona anche su di me. Maledizione, no! No, mi ha preso! No, vabbè, ma io salto con i miei soldi infiniti. Ok, però si è congelato pure lui. Bene,
Molto bene, quindi io ne approfitto per andare di qua. Oh, qua c'è un qualcosa, è necessaria la carta argento. Chi ce l'ha la carta argento? Io non ce l'ho la carta argento. Però prendiamo qualcosa di quello che abbiamo comprato, altrimenti che le ho prese a fare tutte queste cose. Ok, pistola all'uovo, vai. Allora, prima l'uovo, così facciamo la torta di mele. Prima gli mettiamo l'uovo e poi gli mettiamo le mele. Vieni qua, chissà se arriva fino laggiù, no, non credo. Ma lui se n'è andato via di casa? Ma scusa, ma mi lasci qui a casa tua? Ma non sei tanto intelligente, Equipaggiamo sta pistola, per favore. Ok, bene. Lo miriamo e vai. Sta sul sedere. Dai, ma si paralizza. Bellissimo. Aspettate. No, mettiamo subito. Cosa ha fatto? Cos'è quello? No, 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 devo fare un'altra cosa. Mi sa che ho buttato per terra quell'altro oggetto, ma io, ok, adesso ti sparo con quest'altro. Ah, aiuto. No, mi sono bloccato anch'io adesso. Cosa è successo? È successo qualcosa? Non riesco più a muovermi. Perché non riesco a muovermi? Ok. Ok, allora, voglio equipaggiare questo. Che gli fa questo? Non ci sono le batterie. No, dovevo comprarmi le batterie. Vabbè, pazienza. Questo cos'è? Orologio che sta ticchettando. E che fa questo? Ma perché li sta buttando per terra? No, non ho ancora capito come si gioca. Ho buttato per terra tutte le mie scorte. Adesso come faccio? Comunque, visto che lui se n'è andato, noi possiamo approfittarne per esplorare un po' casa sua. Allora, qua c'è la mia trappola. Ok. Apriamo la porta. Ho mollato lì tutto. Cioè, qua lascia tutto per terra. Qui c'è una combinazione. Vediamo cosa mi dice. Apri la serratura di rame. Ok, l'ho fatto. Quindi ma questi sono soldi che io devo spendere? Mi sa che li ho spesi, non li ho presi. Vabbè, mi ha detto che devo andare al piano di sopra. Ho speso dei soldi per un aiuto che non volevo. Comunque, andiamo di sopra e vediamo che c'è qua. Carina questa casetta, Ah, guardate anche qui il sottotetto, com'è pulito. Normalmente questi posti sono pieni di polvere, ma in questo caso il vicino è molto ordinato. Ah, ci sono delle pinze, poi questo non so cosa sia. Le batterie! Ah, ecco, quindi ora possiamo mettere le batterie dentro a quell'aggeggio. Ma forse lo potevo fare già da prima. Ma l'aggeggio l'ho preso? No, l'ho buttato per terra. Vabbè. E comunque con queste pinze che ci facciamo? Ma sono pinze o sono tronchesi? Tagliano o chiudono? Cosa fanno? Cosa faranno? Non lo so. Però io continuo a esplorare e a vedere cosa c'è, perché vi voglio far vedere più cose possibili, in modo che capiate se il gioco vi piace, se volete degli altri gameplay, oppure se magari non vi interessa, fa schifo e allora basta, non ci giocheremo più. O comunque, se ci voglio giocare, ci gioco per i fatti miei senza farci video. Qui dentro c'è qualcosa da prendere. Saliamo sulla sedia. Ma quanto sono basso che non arrivo neanche a guardare nei cassetti. Cioè, io nella mia vita reale sono bassa effettivamente, ma non a questi livelli. Vabbè. Andiamo di qua, qua è finito. Comunque questo vicino non è per niente, cioè, aggressivo. Se ne sta per i fatti suoi, è andato a fare la spesa probabilmente. Oh, ma che è quella roba? Scusa, ma che è? Oh, ma questo c'ha non ha un cane, ha una specie di scorpione robotico. Andiamo a vedere cosa ci fa. Ciao bello, oh no, ma congelato. No, vieni qua che ti smonto con la mia pinza. Ti smonto con la mia pinza se mi fai muovere. Non mi farà più muovere. Non mi farà più muovere. Ah, scappiamo. Vabbè, ok. Forse lo scorpione robot è meglio lasciarlo in pace. Andiamo a vedere se possiamo vedere qualche altra stanza. Ma se io gli lancio queste pinze qui, dopo le ritrovo in casa. No, me le ha sparate qua. Entriamo qui dentro. Oh, questo è il bagno dove c'è una trappola. E io ci sono cascato proprio dentro. La volevo disinnescare. Lui da dove è saltato fuori, oltretutto? Vabbè, ma poi che sono ste scritte in lingua aliena? Perché? Perché le scritte in lingua aliena? Scopri dove il vicino ha nascosto la piantina. È vero che io ho la missione di trovare la piantina. Me l'ero anche scordata. Vabbè, ma che dite, ragazzi? La cerchiamo sta piantina? Oppure chi se ne importa e quello se la va a cercare da solo? Comunque mi pareva che aveva detto al piano di sopra. Può essere? Vediamo se riusciamo a entrare di qua. Non è che c'è... No, qui c'è lo scorpion ghiaccio. Ah, mi ha congelato. Andiamo su. Ok, qui no, è chiuso. Qui non ci posso andare. E più è tornato. Vabbè, niente ragazzi, la piantina la cerchiamo un altro giorno. Per oggi abbiamo visto un pochino com'è questo gioco. Non lo so, non so ancora dirvi se mi piace oppure no. Ci devo giocare un altro po'. Magari ci gioco un po' per i fatti miei e poi tornerò a giocarci quando sarò anche un po' più brava. Per il momento mi piace il fatto che non sia semplicemente limitato al dover scappare dal vicino, ma ci sono altre missioni. Qua ci sono dei altri personaggi
con cui parlare, che probabilmente ci sbloccheranno anche delle altre missioni. Ecco, posso anche entrare in casa loro e magari prendermi anche degli oggetti, che ne so. Comunque mi sembra fatto bene, tutto in 3D, è ricco, la grafica non è male, anzi molto carina per essere un gioco, diciamo, da cellulare. Qua c'è anche una pianta carnivora. Secondo me questo gioco nasconde molti segreti che può essere divertente magari scoprire. Intanto mi piace avere questa cosa dei superpoteri in cui posso comprarmi qualunque cosa, perciò credo che lo sfrutterò almeno ancora un pochino per capire effettivamente se mi piace. Spero intanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere soprattutto nei commenti cosa ne pensate di questo gioco e se vi piacerebbe vedere un altro video a tema. Intanto vi saluto e con questo bel aroma di fogna che mi segue vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!